lezione con l'utilizzo di un cuscino. Quindi procuratevi solo un cuscino. Ci andiamo a portare i piedi. Piedi paralleli all'altezza delle anche col cuscino tra le mani. Inspiro e mentre butto fuori l'aria comincio a sollevare il cuscino sopra la testa. Spalle lontane dalle orecchie. Inspiro, ritorno. Fuori l'aria. Ancora. Inspiro. E fuori. Inspiro. Quattro. L'ultimo mi fermo su. Tengo la posizione, spalle lontane dalle orecchie e sollevo la gamba destra. Da lì porto il piede a martello, apro la gamba verso l'esterno e chiudo. Inspiro, apro e fuori l'aria chiudo. Ancora, inspira. Inspira. 5. 4. 3. Mi fermo con la gamba fuori, poggio il piede all'interno del ginocchio tenendo il bacino dritto e la gamba a destra bene in extra rotazione. Da lì mentre butto fuori l'aria vado in torsione. Inspiro, fuori. Ancora. Inspira, tieni l'equilibrio, attivo l'addome, muscoli stabilizzatori, solo il torace ruota. Ne facciamo 5. 4. 3, 2, l'ultimo, mi fermo al centro, chiudo la gamba, riappoggio il piede a terra, inspiro e mentre butto fuori l'aria scendo in avanti arrotondo e porto il cuscino sul pavimento, lascio cadere la testa, le spalle e le braccia verso il basso, inspiro e mentre butto fuori l'aria lentamente snoccio la colonna e ritorno su, sollevo le braccia, giù le spalle lontane le orecchie e sollevo la gamba. Da lì, con il piede a martello, apro verso l'esterno. Inspiro, fuori l'aria. Inspiro, fuori. Cinque. Quattro. Tre. L'ultimo, mi fermo con la gamba fuori, appoggio il piede all'interno del ginocchio, da lì vado in torsione verso sinistra, ruota il torace, inspira, fuori l'aria ruota, ancora, ruota, tieni l'equilibrio, 5, 4, 3, 2, l'ultimo, ritorno al centro, chiudo la gamba, appoggio il piede a terra, da lì scendo in avanti arrotondo e vado ad appoggiare il cuscino sul pavimento, rilasso la testa, le spalle e le braccia verso il basso, da lì lasciamo le mani in appoggio sul cuscino, proviamo a portare il peso sopra il cuscino e a sollevare i talloni da terra. Riappoggia il peso, fuori l'aria sali, ancora appoggia, sali, gli ultimi due, rimani su, tieni la posizione, da lì affonda un tallone e piega il ginocchio opposto, spingendo bene il gluteo della gamba tesa verso l'alto, cambio. Allunghiamo la catena posteriore della gamba tesa. Ancora, cambio. 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 5. 4. 3. 2. L'ultimo. Riappoggio entrambi i talloni. Da lì fletto leggermente le ginocchia. Porto indentro l'ombelico. Snocciolo. E vengo su, sollevo, spalle lontane dalle orecchie, inclino lateralmente, ruoto e scendo col cuscino fino a terra,
Passo avanti i piedi e salgo su dall'altra parte con le gambe completamente tese. Cambio, scendo giù a destra, ruoto e salgo da sinistra. Ancora, scendi e su. Ancora, scendi e su. 5, 4, 3, 2. Stop, mi fermo in avanti, scendo a rotonda, appoggio il cuscino a terra. Da lì appoggio bene le mani sopra e porto indietro i piedi, portandomi in posizione di plank. Mantengo la posizione, da qua provo a piegare le ginocchia, a spingere il gluteo indietro e poi a tornare avanti. Ancora, spingi indietro e vieni avanti. Spingi indietro e vieni avanti. Ne facciamo 5, 4, 3, 2, l'ultimo. Mi fermo in posizione, da lì piego la gamba sinistra e la porto in mezzo alle due braccia. Inspiro, stendo, cambio, cambio. Retroversione del bacino, le mani spingono sul cuscino, il petto si allontana dal pavimento. 4, 3, 2, l'ultimo. Mi fermo. Spingo il gluteo indietro, cammino avanti con i piedi, fletto leggermente le ginocchia, porto indietro l'ombelico, snoccio la colonna e vengo su. Cuscino a terra, riporto i piedi indietro, mi riporto in posizione di plank. Mantengo la posizione, da lì porto il ginocchio destro al centro e lo vado ad appoggiare proprio sul cuscino. Da lì vengo su con la schiena, chiamo la gamba destra e la apro verso l'esterno, quindi abbiamo il ginocchio bene in appoggio sotto il cuscino in modo che non ci dia fastidio. Andiamo a appoggiare la mano sinistra a terra lontana, sollevo la gamba destra e spingo il pube in avanti, cerco di mantenere la posizione e di allineare le due braccia, sollevo bene la gamba e da lì do un calcio avanti con il piede a punta, do un calcio indietro con il piede in flex, punta, flex, punta, flex, cerco di spingere su bene qua. Punta, flex, punta, flex. Ancora, allontana le spalle dalle orecchie per 5, 4, 3, 2, l'ultimo. Mi fermo qua, mantengo la posizione, spingi su bene il fianco, tieni le braccia parallele, tieni la gamba destra sollevata, piccoli cerchi in avanti, 10, 9, 8, fuori l'aria, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambia la rotazione, sono 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e appoggia. Appoggia il piede, tieni ancora qui su bene sollevato, spingi con la mano a terra e vai in allungamento del fianco. Apri bene il torace. Ritorna su con il braccio, allinea le due spalle, solleva di nuovo la gamba destra e va a disegnare una bicicletta avanti. Apri, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'ultimo. Cambio, dietro, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e l'ultimo. Mi fermo, appoggio, apro bene e allungo. Testa giù rilassata. Ritorno e sali. Porta le mani avanti. E portati con tutte e due le ginocchia sopra il cuscino. Da lì vai con il gluteo sui talloni e scarica un istante la schiena giù la testa. Ritorno e cambio lato. Quindi portiamo la gamba destra al centro del cuscino
e andiamo a stendere la sinistra fuori. Snocciola la colonna e vieni su. Apri le braccia ad appoggiare la mano destra sul pavimento. Tira su bene qua utilizzando il fianco, l'obliquo di destra. Mantieni la posizione, spalle lontane dalle orecchie. Calcio avanti, punta, calcio indietro, flex, senza muovere tutto il busto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mi fermo qua, punta del piede bella tirata, apri bene il torace, cerchi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio e sono 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, appoggia, allunga, apri bene il torace, spingi lontano la gamba. Ritorno con il braccio, allineo di nuovo le due spalle, sollevo la gamba, vieni avanti, bicicletta, una bella pedalata, tienila su, bella alta, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e l'ultimo, cambio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e l'ultimo, appoggia il piede, stendi il braccio oltre la testa, rilassa giù la testa e allunga il fianco. Ritorno e sali, riappoggia tutte e due le ginocchia sul cuscino. Vai con il gluteo sui talloni, porta avanti le braccia e scarica completamente la schiena e allunga anche i glutei. Vieni su, porta le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche. Andiamo a fare il cat stretch. Da qua le ginocchia sono larghe quanto le anche. Arrotondo la schiena, faccio la gobba come il gatto. Inspiro, stendo, inarco e guardo su. Ancora, arrotondo. E stendo. Arrotondo. E stendo. Gli ultimi due. Arrotondo. E stendo l'ultimo, arrotondo e stendo. Punto i piedi a terra, stacco le ginocchia dal cuscino, spingo il gluteo verso il soffitto. Cammino indietro con le mani. Da lì piego di nuovo le ginocchia e ci portiamo seduti. Ci portiamo seduti dal gluteo. Inspiro e mentre butto fuori l'aria arrotondo la zona lombare e scivolo in C. Ancora. Inspiro e fuori. Inspiro, allungo, fuori l'aria arrotonda. Giro dall'altra parte così vedete la posizione della schiena. Ancora. Inspiro, allungo, fuori l'aria. Inspira. Inspira. E ora cominciamo, mentre scendiamo, a premere sul cuscino, quindi a fare una pressione verso l'interno per attivare anche i pettorali. Inspiro, premi. Ancora, inspira, premi. Ancora. Ne facciamo 5. 4. 3. 2. Al prossimo, ragazzi, ci fermiamo giù. Tieni la posizione, occhi e le ginocchia devono rimanere parallele. Mentre premo il cuscino, vado in torsione verso sinistra, rimanendo sempre con le ginocchia in linea. Inspiro, torno al centro, cambio, ruota. Dentro la pancia, ruota. Ruota. Ancora. Ancora. Premi sul cuscino, ne facciamo 5, 4, 3,
due. L'ultimo. Mi fermo, scendo con la schiena una vertebra alla volta e ci andiamo completamente a sdraiare sul tappeto. Da lì porto il cuscino tra le ginocchia. Sollevo le braccia verso l'alto e mentre butto fuori l'aria salgo su in crunch, sollevando la testa e le scapole, premo forte con le ginocchia sul cuscino per lavorare l'interno coscia. Inspiro, fuori. Ancora fuori. Ne facciamo 5, 4, 3, 2, l'ultimo. Mi fermo giù, porto le braccia lungo i fianchi e sollevo i talloni appoggiando solo la punta dei piedi. Da qua attacca la schiena a terra, attiva l'addome, senza cambiare l'angolo del ginocchio, sali con le gambe a tavolino. Sistemati il cuscino se lo stai perdendo. Senza cambiare l'angolo del ginocchio, abbiamo detto, con la punta del piede tirata, scendi fino a toccare con la punta del piede il pavimento. Schiena incollatissima a terra, fuori l'aria, sali. Premi il cuscino, inspira, sali. Sali. Ancora, pressione. Pressione. Ne facciamo 5. 4. 3. 2, l'ultimo. Mi fermo con le gambe su, tengo la posizione, ruoto i palmi verso l'alto e cerco di non aiutarmi con le braccia. Da qua mentre inspiro ruoto tutte e due le gambe verso sinistra, sollevando il gluteo di destra ma non la spalla. Premi il cuscino e torna al centro. Cambio, inspiro, premi il cuscino e torna al centro. Ancora, inspiro, premi e torna. Inspiro, premi e torna. Quattro, pressione. Tre, due, l'ultimo. Mi fermo qua, ancora il cuscino tra le ginocchia, solleva tutte e due le braccia. E questa volta, mentre premi forte il cuscino, solleva la testa e le scapole, rimanendo con le gambe a tavolino. Inspiro, ritorno, fuori l'aria. Ancora, fuori. Strizza forte le ginocchia. Ancora. Ne facciamo 5. 4. 3, 2, l'ultimo. Tengo la posizione, premi il cuscino, sube nelle scapole per 10, 9, pressione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e appoggio. Sfila il cuscino, portalo dietro la testa, rilassa il collo, apri le braccia fuori e porta le gambe a diamante. Da qua rilassa bene le braccia e ruota portando il ginocchio di destra sul ginocchio di sinistra, sollevando gluteo e zona lombare, e ruota la testa verso destra. Inspiro, apro centrale, cambio dall'altra parte. Inspiro, apro, cambio. Ultimi due, l'ultimo, ci giriamo sul fianco di sinistra, prendiamo il cuscino, lo togliamo e lo portiamo tra le caviglie. Andiamo ad appoggiare la testa sul bicipite, ci portiamo bene sul fianco. Da lì attivo bene l'addome, cerco di sentire un buchetto sotto il fianco di sinistra e spingo lontano i piedi con il cuscino tra le gambe. Ora, mentre butto fuori l'aria, andiamo a sollevare tutte e due le gambe premendo il cuscino. Il braccio è teso lungo il fianco. Inspiro, fuori l'aria, attiva bene l'addome, stabilizza, premi, inspira, fai pressione, ancora, fuori. Ci
5, 4, 3, 2, l'ultimo. Mi fermo e provo a salire questa volta con la testa e con il braccio. E poi riappoggio. Ancora, sali. E riappoggio. Sali. E riappoggio. Stabilizza, sali. E riappoggio. 5. 4. 3. 2, l'ultimo, rimani in posizione, prova a sollevare anche le gambe e solleva l'altro braccio, portalo lungo l'orecchio, unisci le mani sopra la testa e mantieni, tieni la posizione, 5, 4, 3, 2, 1, appoggia, da lì appoggia la mano destra a terra e vai a appoggiare il gomito sinistro sul pavimento. Vieni bene avanti con il glute e tieni ancora il cuscino tra i piedi, tra le caviglie. Da qua porta su il braccio destro e spingi con la spalla sinistra per allontanare bene le costole dal pavimento. Ora da qua la mano sinistra spinge a terra, ruoto sul gluteo, le gambe rimangono tese e vengo su con le gambe e con il busto. Inspiro, ruoto sul fianco, mi riporto in posizione. Fuori l'aria, sali. Inspira, fuori l'aria, ne facciamo 5, 4, gambe belle tese, 3, 2, l'ultimo rimane su. Mantieni la posizione, prova a staccare la mano sinistra da terra, mantieni per 5, 4, 3, 2, 1, afferra il cuscino, appoggia le gambe. Solleva le braccia, prendi un bel respiro e scendi con il cuscino oltre i piedi, giù la testa. Ritorno, snocciolo e vengo su, ci giriamo da tutta parte. Rimettiamo il nostro cuscino tra le ginocchia e ci andiamo con calma a sdraiare. Da lì sollevo subito entrambe le gambe. Sollevo le braccia e questa volta, mentre sollevo la testa e le scapole, premo forte il cuscino, vado a stendere le gambe avanti. Vedete voi quanto possono scendere le vostre gambe. L'importante è che la zona lombare rimanga incollata. Inspiro, appoggio la testa e le scapole, piego le ginocchia. Fuori l'aria, stendi e vieni su. Inspiro, ritorno. Fuori l'aria, stendi e vieni su. Ancora. Fuori. Inspira. Fuori. Ne facciamo 5. 4. 3, 2, l'ultimo rimani su, tieni la posizione, premi il cuscino per 10, 9, 8, 7, sulle scapole 6, dentro la pancia 5, 4, 3, 2, 1 e rientro. Metti il cuscino dietro la testa, apri le gambe a diamante. E come abbiamo fatto prima, porta il ginocchio di sinistra sul ginocchio di destra, ruota la testa verso sinistra. Inspiro, passo dal centro e apro a diamante. Cambio, andiamo di là. Ancora due. L'ultimo. Mi fermo al centro e ruoto sul fianco. Sposto il cuscino e lo porto di nuovo tra le caviglie. Appoggio la testa sul bicipite, stendo il braccio lungo il fianco e mentre butto fuori l'aria con l'addome attivo provo a staccare tutte e due le gambe da terra e a premere il cuscino con le caviglie. Inspiro, fuori l'aria, ancora, fuori, fuori,
per 5, 4, 3, 2, l'ultimo, rimani su, premi il cuscino, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e appoggia, dai, tieni le gambe appoggiate e prova a sollevare solo la testa e il braccio. Inspira, fuori l'aria, stabilizza, sali, ancora, sali, cinque, quattro, tre, due, devi sentire l'obliquo che lavora, l'ultimo, rimani su, solleva anche le gambe, porta l'altro braccio a toccare l'altra mano, mantieni la posizione per 5, 4, 3, 2, 1 e appoggia, appoggia la mano a terra, sali e appoggia il gomito destro sul pavimento, allontana bene spingendo con la spalla per allontanare le costole, da lì porta su il braccio di sinistra, spingi con il braccio di destra, ruota e sali con le gambe tese, inspiro, ruoto sul fianco e mi riporto in posizione, fuori l'aria su, inspiro, fuori, ancora, fuori, cinque, quattro, tre, due, rimani su, mantieni la posizione, gambe tese, sfila la mano da terra e mantieni per 5, 4, 3, 2, 1, piega le gambe, afferra il cuscino, da qua porto il cuscino tra le ginocchia, allungo bene la schiena e mentre butto fuori l'aria arrotondo la zona lombare, scivolo in C, porto bene dentro l'ombelico e premo forte il cuscino con le ginocchia, inspira, fuori l'aria, ancora, inspiro, ancora, 4, 3, 2, al prossimo ci fermiamo giù, mantieni la posizione, spalle lontane le orecchie, bene dentro l'ombelico, stacca tutti e due i piedi da terra mantenendo il cuscino. Da qua mentre butto fuori l'aria, premi il cuscino forte e vai ad aprire tutte e due le braccia verso l'esterno mantenendo l'equilibrio. Attiva bene l'addome, inspira. Ancora. 3, premi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultimo. Mi fermo con le braccia fuori, da lì vai a disegnare dei cerchi indietro premendo il cuscino per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ritorna con le braccia e appoggia i piedi, da lì scendi piano, una vertebra alla volta e vatti completamente a sdraiare a terra. Porta i piedi abbastanza sotto le ginocchia e mantieni ancora il cuscino tra le gambe. Le braccia sono lungo i fianchi e mentre butto fuori l'aria attacco la schiena a terra e salgo in ponte. Mi fermo su, da qui stacco entrambi i talloni dal pavimento, spingo su bene, contraggo il gluteo, da lì appoggio i talloni e scendo con la schiena una vertebra alla volta. Ancora, fuori l'aria, schiaccia e sali. Solleva i talloni, premi il cuscino, rilassa le ginocchia, ritorna con i talloni e snocciola. Ancora, sali. Appoggia e ritorna, sali e su, ne facciamo 5, 4, 3, 2, l'ultimo,
Mi fermo su, solleva bene i talloni, spingi bene il pube verso l'alto, premi forte il cuscino per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, mantieni 3, 2, 1, ritorna snocciolando una vertebra alla volta. Afferra un attimo il cuscino, appoggialo dietro la testa e apri un istante le gambe a diamante. Cerca di allungare un attimo gli adduttori. Rilassa la testa, rilassa il collo, da qua porta la gamba sinistra sulla gamba destra, ruota la testa verso destra e ritorno. Apro centralmente, cambio testa a destra, gambe a sinistra. Qua due. L'ultimo. Mi fermo al centro, chiudo di nuovo le gambette, porto bene i piedi paralleli, altezza delle anche sotto le ginocchia, rimetto il cuscino tra le ginocchia. Occhio ora, da lì attacca la schiena a terra, sali in ponte, spingi le mani verso i piedi, stacca entrambi i talloni. Attenzione, stacca la gamba sinistra, stendi l'avanti mantenendo le ginocchia parallele e da lì col tallone destro sollevato scendi con la schiena una vertebra alla volta. Inspiro, fuori l'aria, schiaccia e sali. Mantieni la gamba sinistra bella tesa, quadricipite attivo, 2, premi il cuscino, non lo perdere, 3, inspira, 4, inspira, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultimo, rimani su, premi il cuscino con la gamba sinistra, 10, 9, 8, tieni sul sedere, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, appoggio il piede sinistro, da lì facciamo subito l'altra gamba, sistemati il cuscino se senti che lo stai perdendo, solleva la gamba destra, stendila bene avanti, attiva bene il quadricipite per tenere il ginocchio teso, scendi con la schiena, una vertebra alla volta, fuori l'aria, schiaccia e sali. Inspira, fuori, inspiro, fuori, ancora, fuori, su bene il gluteo, gamba destra tesa, ne facciamo 5, 4, 3, 2, l'ultimo, mi fermo su, mantieni la posizione, premi con la gamba destra per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e appoggia, scendi con la schiena una vertebra alla volta, sfila di nuovo il cuscino e portalo dietro la testa, apri le gambe a diamante e allunga bene gli adduttori. Rilassa le braccia fuori e lascia cadere le ginocchia bene verso l'esterno. Inspiro e rilassa. Ancora. Inspira e rilassa. Ancora. Mi fermo, chiudo le gambette, stendo completamente entrambe le gambe avanti. Afferra il cuscino con le mani, stendi bene le gambe e tira la punta del piede. Porta il cuscino verso l'alto, tenendolo tra le mani. Da qua, mentre butto fuori l'aria, faccio pressione con le mani per premere sul cuscino. Attacco la schiena a terra, salgo e porto su una gamba tesa a toccare il cuscino. Ritorno, snocciolo una vertebra una volta e il cuscino torna verso l'alto. E scendo con la testa e le scapole, cambio gamba, fuori l'aria, schiaccia la schiena, premi il cuscino e sali, col cuscino tocca la caviglia, la gamba, inspira, fuori, inspira, fuori, premi, fa pressione anche con le braccia, fuori, ancora, fuori, fuori, 5, 4, 3, 2, l'ultimo,
rimani in posizione, tieni l'addome attivo, scambia le gambe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piega le ginocchia, appoggia i piedi a terra, tieni sulla schiena, tirala su, allungala verso l'alto. Inspiro e mentre butto fuori l'aria scendo di nuovo, arrotondo e mi vado completamente a sdraiare. Da lì porto i piedi un pochino più vicini al gluteo, attacco la schiena a terra e salgo su in ponte e il cuscino lo vado a mettere sotto tra sacro e zona lombare. Da lì stacco tutti e due i piedi a terra e porto le gambe sollevate verso l'alto. Porto i piedi in extra rotazione con i talloni appiccicati. Da lì piega le ginocchia verso il petto, apri le gambe verso l'esterno. Fai la nuotata della rana, unisci i talloni e rientra con le gambe a rana. Ancora, apri verso l'esterno, chiudi e rientra. Flex del piede, point in chiusura e rientro, senza sollevare la testa e le scapole. Inspira e fuori. Inspira e fuori. Ne facciamo 5. 4, 3, 2, l'ultimo. Mi fermo in posizione, stendo le gambe l'altro in alto e vado a ridisegnare una bicicletta. Sciogli un pochino le gambette, fai affluire il sangue. 5, 4, 3, 2, l'ultimo e mi fermo. Piego un ginocchio, piego l'altro e vado ad appoggiare tutti e due i piedi a terra. Stendo completamente le gambe, lascio il cuscino sotto la schiena e vado un attimo ad allungarmi. Spingo le mani lontane e lontano i piedi. Riappoggio un piede a terra, riappoggio l'altro. Ritorna con le braccia, vai con calma a sollevare il sacro e a sfilare il cuscino. Scendi con la schiena una vertebra alla volta e riafferra il cuscino con le mani. Attenzione ora, ruota il cuscino e solleva tutte e due le gambe. Ora gambe più tese che potete, verso l'alto, da lì solleva la testa e le scapole e sali in crunch. Afferra con i piedi il cuscino e senza abbassare la testa e le scapole prova a scendere con le gambe e con le braccia dietro. L'importante è che la zona lombare rimanga incollata a terra. Torna e fai lo scambio, passa il cuscino nelle mani, le gambe scendono e le braccia vanno dietro col cuscino. Cambio. Fuori. Inspira. Fuori. Inspiro. Ancora. Cinque, quattro, tre, due e l'ultimo. Mi fermo col cuscino tra i piedi, da lì scendi con la schiena una vertebra alla volta e porta di nuovo le braccia lungo i fianchi. Tieni le gambe tese e mentre butti fuori l'aria attacca la schiena a terra e prova a portare i piedi e il cuscino dietro la testa andando nel rollover. Mantieni un istante la posizione e ora da qui prova a piegare un pochettino le ginocchia. Snocciola piano la colonna, scendi una vertebra alla volta. Quando senti che la zona lombare è tutta in appoggio e il sacro è appoggiato, stendi le gambe avanti. Dietro, roll over. Piega le ginocchia. Snocciola la colonna. Quando senti che il sacro è in appoggio, stendi le gambe. Ancora, roll over. Piega. Snocciola e stendi avanti, 3, piega, snocciola, 4, cinque, sei, 7, 8,
Nocciola piano, lentamente. 9. L'ultimo. Rimani dietro. Mantieni la posizione, da lì porta tutte e due le mani dietro la zona lombare e appoggiaci proprio il bacino sopra. Da qua, con le mani in appoggio, provate a portare il cuscino verso l'alto. Inspiro dietro, sali. Ancora, sali. Se volete potete provare a togliere le mani, solo se volete. Sali, se no continuate a tenerle. Sali, ne facciamo 5, 4, 3, 2, l'ultimo, ritorna, sfila le mani e scendi con la schiena una vertebra alla volta. Sfila il cuscino, appoggia i piedi a terra. Andiamo a riaprire di nuovo le braccia fuori, riportiamo le nostre gambe a diamante e andiamo a allungare bene gli adduttori. Rilassa la testa, rilassa le spalle, inspiro, mentre butto fuori l'aria, ruota la gamba sinistra sulla gamba destra, questa volta rimani in posizione, ruota la testa a sinistra. E ora da qua prova a stendere la gamba sinistra oltre la gamba destra, con la mano destra se vuoi ti aiuti, e spingi verso il basso senza sollevare la spalla di sinistra dall'altra parte. Mantieni. Sfila la mano, ritorna con un ginocchio sull'altro, passa dal centro, apri a diamante. Cambio, le gambette vanno verso sinistra mentre la testa ruota a destra. La gamba destra scende oltre la gamba di sinistra e con la mano sinistra mi aiuto e spingo giù, giù la spalla di destra. Mantieni. Ritorno con un ginocchio sull'altro, rientro al centro con le gambe, da lì sollevo tutte e due le gambe, afferro dietro le ginocchia, le gambe tirano, il busto sale. Ci portiamo seduti con le gambe a diamante e allunghiamo bene la schiena verso l'alto. Da lì porto il cuscino avanti, lo porto avanti ai piedi e ci vado ad appoggiare le mani sopra e cerco di scendere con la testa verso i piedi, aprite bene le ginocchia e cercate di rilassare giù la testa verso i piedi. Lentamente ritorna, snocciola e vieni su. Stendi la gamba di sinistra, porta bene il piede destro verso il pube, prendi un bel respiro, ruota il torace verso sinistra e scendi con le mani ad afferrarti il piede, giù con la testa. Porta il piede a martello e tira verso il te. Da qua prova a portare il braccio sinistro sotto. Apri il torace e ruota. Cerca di allungare tutto il fianco di destra. Lentamente ritorno, riappoggia la mano, snocciola la colonna. E vieni su, cambio gamba, porto la sinistra davanti al pube, stendo la gamba destra fuori, apro bene, sollevo le braccia, ruoto e scendo, afferra. Da lì provo a portare il braccio destro sotto, ruota il torace. E ritorno, riappoggia tutte e due le mani, snocciola la colonna e vieni su. Da qua ragazzi,
Andiamo, il cuscino lo portate dietro, non ci serve più. Andiamo a afferrare con tutte e due le mani dietro le ginocchia. Afferra e afferrati con le mani i gomiti. Tira su bene la schiena e spingi il vertice della testa verso l'alto. Andiamo a allungare il trapezio. Mentre butto fuori l'aria, arrotondo bene il dorso, scendo con il mento verso lo sterno e mantengo semplicemente la posizione. Più il mento scende, più spingete indietro il petto lontano dalle ginocchia, più dovreste sentire allungamento cervicale trapezio. Da lì faccio scivolare il mento verso la spalla di destra. Per allungare il trapezio, il collo dalla parte di sinistra. Ritorno al centro, cambio lato dall'altra parte. Non mollate la presa delle mani. Ancora un paio. Spingi indietro. L'ultimo. Mi fermo centrale, inspiro, sali, fuori l'aria rotonda, dietro, inspiro, sali, fuori l'aria rotonda, gli ultimi due, l'ultimo, e mi fermo, stendo completamente le gambe, prendo un bel respiro e scendo a ferrarmi i piedi. Giù la testa, cerca di scendere con la pancia verso le cosce. Lentamente ritorno, snocciolo e vengo su. E per oggi abbiamo finito. Un bacio a tutti.